Quante volte avete sentito dire da esponenti di sinistra questa frase? Perché io voglio i porti aperti, perché dobbiamo restare umani. Frase che non ha nessun significato perché poi abbiamo visto come vengono lasciati questi poveri disperati nelle nostre città. Anche se la risposta che si può dare a chi la pensa in questa maniera è solamente una e l'ha data a Belpietro a Gad Lerner. Si tratta di cercare di fermare le partenze, si tratta di fare gli accordi con i paesi africani, si fermare tratta di mettere, di mettere in cantiere di mettere, è l'unico sistema. Qui ci sono due visioni o farli arrivare tutti come vorrebbe Gad Lerner mi immagino li voglia ospitare nella sua tenuta in Piemonte oppure, oppure trovare un sistema per non farli arrivare sono due visioni politiche quella di Lerner è per l'accoglienza eh, verso chiunque quella di altri è invece troviamo il sistema per farne arrivare allora centro. sentiamo Lerner e poi Laura Boldrini cioè, adesso secondo te Dopo la visita di Ursula von der Leyen si andrà incontro a una redistribuzione eh, nei paesi europei dei migranti che arrivano a Lampedusa? Cioè, ti è sembrato che ci fosse no, una possibilità sembra, di questo genere? No, non mi sembra assolutamente che ci sia questa possibilità, anche per un motivo molto semplice. Che, eh, per fare la redistribuzione non devi fare l'accordo con. La Presidente dell'Unione Europea deve fare l'accordo con i singoli Stati. I singoli Stati, come si capisce, non hanno nessuna intenzione di farlo. Eh, il ministro dell'Interno Dalmanen, che siccome vuole candidarsi all'Eliseo eh, quando se ne andrà Macron, lo ha detto chiaramente: non faremo arrivare i migranti di Lampedusa. Quindi c'è l'interesse nazionale, elettorale francese che si scontra con questa cosa. Quindi non ci sarà la redistribuzione. Però eh, mi pare di capire una cosa, e cioè che da un lato c'è una Commissione europea, o perlomeno una uh, Presidente della Commissione europea che qualche cosa vuole fare, che non si tratta di redistribuire.